Community. Andi tu? Eccoci live, Daniele. Ciao Marco, Allora, eccoci qua. tutto bene? Siamo vivi. Siamo Tutto vivi. bene da Dove qua. sei di bello? Vedo uno sfondo strano, non Siamo usuale. arrivati in Brianza, siamo arrivati Ah. in Italia dopo un viaggio in macchina avventuroso. Dai, bene, Poi bene, bene, ti dopo ci racconto. dirai. Io sono in quel di Castiglione della Pescaia, ripassato al mare perché oggi è il compleanno di mia figlia e allora siamo qui a festeggiarlo e oggi si riparte, si torna a Milano per il weekend. Vado a fare il weekend a Poi Milano, weekend a ho delle Milano. commissioni da fare. Sì. Dai, Daniele, vieni a correre? Sabato vieni a correre. Cavolo, non sarebbe male fare un revival del nostro primo Dai, incontro. ascoltami, ascolta Daniele, ne parliamo dopo perché questo interessa i nostri ascoltatori. Mandiamo la sigla e a presto. Diario di due imprenditori digitali. Ciao, sono Daniele Besana. Ciao, io sono Marco Gatti. Siamo due imprenditori digitali e abbiamo diversi business online. Io sono il fondatore di presentazioneanimata.it, un servizio di video animazioni professionali che ti aiutano a convertire più clienti. Io sono il fondatore di WP OK, servizio di supporto WordPress con modifiche limitate da 89 euro a mese. In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare. Un dietro le quinte in cui ti raccontiamo la nostra avventura di business online, gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati. Aggiornato ogni 2 settimane di venerdì. Eccoci qua, Marco. Eccoci. Bene, Tanto ho mandato. bene, bene, dai, partiamo velocemente, Partiamo. poi con i ringraziamenti che ci abbiamo un po' di ringraziamenti da Oh, fare. Marco, ti sento a pezzi, ti sento a pezzi, spero che non so se sono solo io. Daniele, abbiamo finalmente una recensione lunghissima. Daniele, che senso? Oi, boh. Daniele, pronto? 1, 2, 3. Daniele, Daniele, Sì, Marco, ci sono. Daniele. Ok, mi senti? Adesso ti sento, sì, c'è stato forse l'allentamento della mia linea, non lo so. Va Stavi bene, leggendo allora, una la recensione. recensione che mi cazzi, che mi cazzi. Allora, premetto che il podcast mi piace molto fino alla puntata di fine giugno. Ora mi sto facendo delle domande e continuerò a seguirlo se manterrà il suo spirito iniziale e non devierà come ultimamente pare orientato. Si tratta di un diario del day by day di due piccoli business mescolati a vicende personali che, oltre ad essere simpatico, può dare numerosi spunti per analoghe iniziative o semplicemente per chi progetta o sogna un percorso di vita analogo. Come imprenditore di vecchia data, parzialmente digitale, mi sono trovato d'accordo con le idee dei due giovani, grazie per il giovane, e guardato con simpatia i successi, ma anche i fallimenti dei due eroi. Purtroppo, nell'ultima Wow. uscita di giugno, quello delle bandiere, uno dei protagonisti si è lanciato in una dissertazione che non mi è piaciuta. E non perché non ritenga che ciascuno non abbia il diritto di esprimere le proprie idee e nei limiti della legge, anche morale. Ambire al miglioramento finanziario e sociale di se stesso e della propria famiglia, ma perché si rifà dichiaratamente ad idee di un altro podcast, Il Truffone, che è palesemente di tipo complottistico e in ogni caso pochissimo educativo. Questo podcast, Il Truffone, ha veramente cannato descrivendo la pandemia di Covid-19 come mera invenzione di certi poteri forti che avrebbero lo scopo di limitare la libertà professionale. Ora, a me sembra che questo io non l'abbia detto, eh.
Ovviamente tutto senza prove, senza tenere conto e anche senza rispetto, aggiungo, per il mezzo milione di vittime del mondo e 10 milioni finora che hanno dovuto combattere il virus in prima persona, riportandone numerosi danni permanenti alla salute. Questo senza un'altra forma di rispetto dovuta a chi questo problema l'ha combattuto in prima linea, medici e sanitari in genere, che ci hanno rimesso in numerosi casi anche la loro stessa vita. Chiedo pertanto una smentita ufficiale delle dichiarazioni fatte da Marco Gatti in merito alla presunta violazione della... Cavolo, che succede? Eccomi qua. Ok, Marco, scusa, c'è stata una disconnessione tua o ero Sì, io? è stata una disconnessione mia. Questo è senz'altro una Ok. forma di rispetto dovuta a chi questo problema l'ha combattuto in prima linea, medici e sanitari in genere, che ci hanno rimesso in numerosi casi anche la loro stessa vita. Chiedo pertanto una smentita ufficiale delle dichiarazioni fatte da Marco Gatti in merito alla presunta violazione della Costituzione italiana in tema di libertà. Quando è in gioco la vita di migliaia di persone, non si può chiudere occhi e orecchie, eppure il naso, e fingere che tutto è una truffa perpetrata al solo scopo di farci guadagnare di meno. Un po' di rispetto è necessario anche nel business più spregiudicato e le libertà personali, soprattutto quella di poter guadagnare all'infinito facendo slalom fra leggi e paradisi fiscali, vengono dopo la salute pubblica, sapevatelo. Mamma mia, pandemonio. Daniele, allora, mi viene da dire, uno, non ho mai detto che il Covid sia una truffa. Quello che ho detto è che ci sono state limitate delle libertà e non si parla, cioè, il mio era uno spunto per parlare delle libertà, quindi della teoria delle bandiere, e che quindi sono delle cose da prendere in considerazione. E anche il fatto che noi, che ci ritenevamo fortunati di vivere in Italia, in Europa, dove tutto funzionava democraticamente, eravamo liberi, ci siamo trovati all'improvviso da un giorno all'altro non essere più liberi. E quindi era uno spunto, attenzione, per riflettere. Ok? Quindi smentisco che, ma non l'ho mai detto, che il virus è una truffa. Ribadisco che di libertà, libertà finanziaria, libertà di lavoro, insomma, libertà personale. Basta, voglio fare polemica, era solo uno spunto di riflessione, la mia non era, come dire, so tutto io. Niente, questo è, se poi tu vuoi aggiungere qualcosa. Ma no, volevo solo aggiungere che è un argomento sicuramente molto delicato e visto che è anche un passato estremamente recente, anzi che sono cose che stanno ancora succedendo, chiaro che le reazioni sono forti. Anch'io, cioè, ho notato che parlando con persone si sentono versioni, teorie, cose diverse, a volte sconcertanti, dove è difficile poi prendere una posizione. Però devo dire che come spunto ho trovato quello che dicevi delle libertà e della Costituzione interessante perché, cavolo, in una democrazia in salute ci deve essere anche spazio per questo tipo di discussioni e per farsi questo tipo di domande. Quindi è sembrato interessante, però capisco che è un argomento difficile e che può diventare facilmente spinoso. E comunque, insomma, qualcuno che ha perso genitori o nonni per il Covid lo conosco anch'io, quindi massimo rispetto e non vogliamo assolutamente sminuire quello che è successo e che sta succedendo. Bene, dai. Allora, diventa anche tu un digimprenditore. Unisciti al nostro gruppo Telegram. Abbiamo un gruppo Telegram dove discutiamo anche di libertà, di digimprenditoria, di aiuti. Ci sono state tante discussioni in questi giorni.
per gente che vuole sviluppare il proprio business e chiede aiuto alla community. Inoltre, caro digimprenditore, hai mai condiviso il podcast diario di due imprenditori digitali? Se non l'hai ancora fatto, dai, per favore, fallo adesso. Sei la nostra migliore risorsa per trovare nuovi ascoltatori. Dai. Quindi condividete il nostro podcast sui social media, quando ne parli con altri imprenditori, con gli amici, dai. I tuoi amici sicuramente ti ringrazieranno e ti ringrazieremo anche noi. Poi, Daniele, chi dobbiamo anche ancora ringraziare? Ringraziamo il nostro sponsor, Active Power, che era il rivenditore, ecco qua in sovraimpressione, rivenditore italiano di ActiveCampaign, un software per email automation che è molto molto potente, sia io che Marco lo utilizziamo oramai da anni e ci permette di fare follow-up targetando esattamente le persone che vogliamo raggiungere nel momento in cui le vogliamo raggiungere. Active Power, essendo rivenditore italiano, fornisce supporto appunto in italiano via email, chat, telefono e anche attraverso un gruppo Facebook che si sta sempre di più dedicando verso la automation, che è un argomento che mi sta particolarmente a cuore. E se sei un digiimprenditore, hai diritto a uno sconto del 10% sul primo anno dell'abbonamento a Active Power, quindi sconto del 10% utilizzando il coupon Digiimprenditori. Se hai già un account su ActiveCampaign, puoi comunque passare ActivePower, sfruttare questo, usufruire di questo sconto e del supporto localizzato in italiano. Ok, benissimo, benissimo. Daniele, veniamo noi, veniamo al vivo della puntata, ai nostri obiettivi che ci siamo dati. Come sono andati i tuoi obiettivi in queste 2 settimane? I miei obiettivi sono andati, gli obiettivi sono andati bene, direi. L'obiettivo numero uno che avevo era decidere un po' cosa fare con la formazione sul customer care. Allora, io ho parlato con Federica Taddei, che è una esperta di customer care, una professionista che fa corsi, ha un libro ed è specializzata nella formazione sul customer care. Sono fatto una bella chiacchierata e mi è piaciuto molto il suo approccio, cioè quello che vorremmo fare, però adesso con le vacanze imminenti l'ho messo. Devo posticipare questa cosa. Faremo una sessione di corso con tutti i membri del team WPOK, dove si andrà a analizzare, cioè raccogliere feedback da loro innanzitutto, perché poi sono effettivamente loro quelli che comunicano con i clienti, e capire come gestire al meglio le varie situazioni e migliorare la comunicazione su customer care. E questa è la prima fase di quello che mi ha proposto e che mi è piaciuto. Quindi, prima cosa, delle sessioni di formazione tutti insieme. E poi, invece, una sessione più consulenziale dove parteciperei io e Filippo, che segue la parte di prevendita, per capire la customer journey. E la customer journey, Marco, qua io ho sempre sentito parlare dal punto di vista di marketing, no? Della customer journey, però lei ha un approccio un po' più marketing, nel senso come mi misurare tutti i passaggi. Invece lei ha un approccio un po' più di customer care, quindi diciamo, facciamo un passo indietro, ok, quali sono i punti di contatto fra una persona e il marchio WPOK e il servizio WPOK, come l'apertura del ticket, che cosa si riceve, insomma, tutte le varie interazioni e per capire come migliorarle. Quindi mi sembra una cosa interessante perché, come dicevo nell'ultima puntata, noi siamo principalmente un'azienda che fa customer care, il nostro pane quotidiano è gestire i clienti. Quindi mi sembra qualcosa su cui investire per migliorare il nostro livello di servizio, che chiaramente può sempre essere migliorato, e differenziarci ancora di più da agenzie, freelancer che fanno quello che facciamo noi, però senza un occhio e una formazione per il customer care. Quindi, ok, tornando all'obiettivo, ho trovato chi può aiutarci. Sono abbastanza convinto sull'offerta che ha fatto, dopo le vacanze però, perché comunque ad agosto è un periodo in cui alcuni collaboratori saranno meno disponibili, quindi punterei a iniziare verso fine agosto. Poi il secondo obiettivo era arrivare in cos'è, road trip verso la Brianza, quindi arrivare in Brianza. Ci siamo arrivati, però Marco, se vuoi ti racconto un attimo cosa è successo sulla strada, perché è stato un viaggio avventuroso, perché la prima tappa che abbiamo fatto in Belgio,
nel sud del Belgio, la Vallonia è bellissima, ci siamo già fermati un paio di volte, siamo lì in campeggio. Sud del Belgio è famoso per le birre, le abbazie, le brasserie, che sono questi locali dove, oltre a far da mangiare, fanno anche, sono dei birrifici. Quindi, sai, una abbazia, un birrificio, di qua, di là, insomma, alla fine ho avuto questa brillante idea di andare contro a un marciapiede in macchina e distruggere non una, ma due gomme dell'auto a noleggio. Quindi siamo trovati in una strada, tipo in mezzo a una foresta, due gomme tagliate, col cellulare che non funzionava perché non c'era segnale, quindi fai mezzo chilometro per tornare al villaggio e telefona all'assistenza. Telefoni all'assistenza, non conoscevano la mia macchina. Europcar, io ho noleggiato da Europcar, Europcar dice no, io con questa targa, questa non è una macchina nostra. Quindi poi mi hanno rimandato l'assicurazione mi ha rimandato un altro car rental, perché poi si scambiano le macchine fra di loro, visto che è una stagione, un periodo dove c'è molta richiesta, si scambiano le macchine fra di loro con degli accordi che non so. Quindi alla fine ho parlato con questi signori di Alphabet Car, che non so assolutamente chi siano, e in realtà mi hanno aiutato loro col carro attrezzi. È stata comunque tutta un'avventura, perché sai, aspetta due ore carro attrezzi. Alphabet e Google, Daniele. infatti, Alphabet Car, forse è proprietà di Big G. E comunque, dai, poi era sabato, oramai sabato sera, perché sai, poi lì passano le ore aspettando questi carro attrezzi. Ci ha portato a Namur, che è la città più vicina. Da Namur prendi il taxi per tornare al campeggio. Al campeggio dove, cioè, prima avevamo la tenda e la macchina. Tornare e vedere solo la tenda è stata proprio la tristezza assoluta, perché sta tenda piantata lì senza neanche... Cioè, avevamo proprio il minimo necessario. Giorno dopo la domenica, quindi erano chiusi. Lunedì non si è capito se riuscivano a sistemare, a cambiarsi due gomme o no, perché poi martedì era festa nazionale in Belgio, quindi lunedì tanti facevano il ponte. Quindi aspetta le 10, aspetta mezzogiorno, aspetta le 2, aspetta le 3, finalmente alle 4, sempre telefonando con questa società di noleggio, alle 4 ci hanno detto, guardate, oggi non riescono di sicuro, quindi vi diamo un'auto sostitutiva, che tra l'altro, vabbè, quindi prendi il taxi, vai dove ti hanno detto loro a prendere quest'auto sostitutiva, vai nel garage dove c'è quell'altra auto perché dobbiamo ancora prendere i nostri bagagli. Insomma, capisci che è stata un po' un rientro movimentato, però alla fine ci è andata una macchina che è più bella di quella di prima, quindi... La lezione che imparo è, se ti danno una macchina che non ti piace, scassala e che te la cambiano. No, scherzo, non è vero, non prendete questa lezione, non è vero. Però no, la lezione, vabbè, comunque meno male che sono auto a noleggio, meno male che ho fatto l'assicurazione casco completa, super, perché immagino che mi tratterranno la franchigia, però ho un'assicurazione... apposta per che dovrebbe coprire tutto. E così. Sì, rientro movimentato, dai, però ce l'abbiamo fatta. Daniele, immagino andavi pianissimo contro quel marciapiede. Ma neanche bene, tanto bene. Vabbè, ok, Marco, a te la parola per gli obiettivi. No, allora io avevo due obiettivi. Il primo era godermi la vacanza. Perché godermi la vacanza? Perché quello che si parla, noi parliamo sempre di benessere, ricchezza, felicità. In realtà esistono, adesso non mi ricordo chi originariamente ha buttato questa teoria, ci sono i quattro pilastri del benessere, ricchezza e felicità. Quattro pilastri sono i soldi, ci stanno, le relazioni, la salute è quello che si chiama il fulfillment, adesso mi è difficile tradurlo in italiano, quindi cioè il fatto di essere contenti di quello che si fa, ok, di avere soddisfazione. E ho visto che quello in cui ero più o meno messo bene era il concetto delle relazioni, in questo caso relazioni con la famiglia, perché insomma, lavorando tanto, la famiglia era sempre stata un po' trascurata, per cui ho deciso proprio di prendere in queste due settimane di vacanza e di dedicarle completamente alla famiglia. E quindi abbiamo preso il camper e siamo andati in giro per l'Italia, abbiamo fatto questo bellissimo giro, Prato, Firenze è
abbiamo incontrato dei digi imprenditore e poi siamo andati sulle foreste casentinesi a farci questo bellissimo giro. E quindi ho detto ai miei ragazzi: io non ci sono, solo per le urgenze. E poi da lunedì sono rientrato al mare e per puro relax sono arrivati anche degli amici e niente. Quella cosa che mi è sembrata strana è che finché ai miei ho detto non ci sono assolutamente, anche perché a volte ero proprio in posti dove non arrivava neanche il segnale, né 4G né 3G né niente, quindi era reperibile, è successo mai niente. Da lunedì che ho detto, vabbè ragazzi, adesso sono un po' più reperibile, e sono incominciate ad arrivare tonnellate di richieste dai miei collaboratori. Bene, non so se anche te hai questa sensazione. Quando non ci sei, sembra che tutto vada bene. Quando ci sei, sei subissato di migliaia di richieste. Cioè, non esiste mai una via di mezzo. La mia impressione è che quando ci sono è peggio. Cioè, è peggio anche per loro. Che li rompo le scatole con cose o che li sto addosso. Perché anch'io in questi giorni, appunto, col fatto di questa macchina, eccetera... No, volevo solo dire, anch'io in questi giorni ho avuto, da una parte, per la prima volta negli ultimi anni, veramente la sensazione di essere in vacanza. Non ho avuto la pressione di controllare email, di controllare Slack, è stato bellissimo. E dall'altra ho visto che il team comunque è andato avanti tranquillo, non è successo niente di drammatico, nessuno che mi ha cercato perché chissà che cose. Queste vacanze sono bene staccare. Perfette, ecco. Sì. Sono perfette per quello che è la delega. Ok, per vedere se l'azienda va avanti veramente senza per testare di te. Perché quello che noto è che per qualsiasi piccolezza vengono sempre da te, sempre da me, a chiedere. Se sanno che io non ci sono, allora l'affrontano e vanno avanti. È sempre così, perché poi non è che c'ho cose di arretrato, ok? Non è che ho tante cose di arretrato, cioè mi arrivano tante cose che sono attuali di quel periodo lì. E niente, quindi da un lato contento che tutto è andato avanti lo stesso, dall'altro c'è ancora molto da lavorare per togliere la mia figura da controllare ogni virgola, che cosa che non voglio fare, qui spesso alla fine gli dico: tu come la vedi? Prima di dargli la risposta al collaboratore dipendente gli dico: va bene, c'è questo problema, tu cosa faresti? Confrontiamoci, sì. Cioè non è che io ti do la risposta, cioè ragiona. Ti sforza a ragionare, perché spesso temo che il problema sia non voler ragionare, non voler pensare. Perché non è che vengono, guarda, c'è questa cosa, pensavo di fare così. No, cosa facciamo? No, calma. Tu cosa faresti? E poi sì, tento di farli ragionare. L'altra cosa, l'altro obiettivo... era quello della copertina del libro, Daniele, quindi fail, nel senso che ho concordato con l'illustratore tutto, costi e stile, bellissimi, cioè questa è un'illustratrice che è fantastica, secondo me devo cominciare a vendere illustrazioni oltre le video animazioni. Verranno delle robe bellissime per il mio libro. Tra l'altro, quando tu hai parlato dei tuoi obiettivi, ho capito che a un certo punto parlavi di questa esperta di customer care e hai detto: ha anche un libro. Sì, sì. Beh, caso uno al libro, allora... Esatto. E questo è il motivo per cui a settembre devo lanciare il libro. Daniele, c'è un problema col libro. Io avevo pensato di prendere una società di PR, di pubbliche relazioni, per poterlo lanciare, ok? Per farlo conoscere, per cercare di entrare in più canali. E avevo scelto una società di pubbliche relazioni che nelle ultime settimane ha fatto un casino della Madonna, ha sbagliato completamente le pubbliche relazioni, l'hanno cazziata sulle news. In pratica hanno fatto recensire un libro a una blogger, questa blogger ha detto che il libro gli faceva cagare follemente e questi fantastici PR hanno incominciato a insultarla dicendo che era una
cioè andando proprio veramente pesanti, che questa qua ho proprio veramente insultata. Come faccio io a dare le mie pubbliche relazioni a un'agenzia che in questo modo famosi di prima, adesso sai, pubblicità. Spesso gli avevo già dato il libro da vedere e per darmi l'ok, poi questi sono spariti, non hanno più fatto sapere niente, ma ovviamente io non posso più proprio appoggiarmi a tutta la società di pubblica relazione. Il problema è che non ne conosco altre, per cui cari digi imprenditori, chiedo l'aiuto del pubblico. Cari digi imprenditori, se conoscete delle agenzie di pubbliche relazioni specializzate in libri, mandatemi un messaggio info@digimprenditori.it, oppure nelle note dell'episodio trovate come contattarci. Poi Daniele, se tu hai delle risorse, come sempre, che mai, di conoscenza. No, quelli che conosco non mi sembrano specializzati in libri, quindi tu hai trovato comunque un'agenzia di PR che è specializzata in libri, cioè ce ne sono specializzati in libri. No, altre agenzie di PR li conosco, ma specializzate in libri non le conosco. Vai! Di cosa parliamo? Dove vado? Estiva. Guarda, partiamo dal grosso, questa puntata estiva, il grosso argomento che ho è legato al mastermind Digi Imprenditori. Tornando indietro a febbraio, abbiamo lanciato questa iniziativa, abbiamo raccolto un gruppo di Digi Imprenditori che cercavano per creare dei gruppi mastermind, quindi gente che aveva voglia di mettersi in discussione, di confrontarsi con altre persone, di cercare con la mente collettiva del mastermind di trovare soluzioni insieme. E abbiamo formato 6 gruppi diversi e abbiamo dato loro delle istruzioni da seguire, un po' un blueprint di cosa fare per gestire un mastermind, e li abbiamo lasciati organizzarsi, tipo autogestione a scuola. Adesso siamo a luglio, è finita la prima, chiamiamola, stagione di questi mastermind, e quindi abbiamo raccolto un po' di feedback per capire come sono andati. E quindi volevo far ascoltare un po', da una parte ascoltare alcuni feedback audio e leggere altri feedback che abbiamo raccolto via email. Quindi il primo che faccio partire è Gabriele Contilli. Fateci sapere magari in chat se si sente bene, perché un po' da barbone lo faccio partire dal cellulare. Dani, ciao, ho visto adesso il messaggio sul feedback relativamente al mastermind, e feedback assolutamente positivo, nel senso che comunque è stata una bellissima esperienza, ho conosciuto un sacco di gente interessante. Il feedback, quindi vabbè, complessivamente figo, e sicuramente se l'anno prossimo si può rifare lo faccio volentieri. E, la cosa, le due o tre cose che mi vengono in mente sono che vabbè, magari io sono finito in un gruppo in parte un po' troppo junior, quindi comunque diciamo così, ho avuto un po' di feedback, cioè comunque degli aspetti positivi o delle indicazioni positive me le hanno date, e comunque ok, lo apprezzo. Però sicuramente mi sono reso conto che era un po' sbilanciato, però vabbè, è stato comunque utile, quindi non preoccuparti. La seconda cosa è l'organizzazione, nel senso che va bene che lasciare la libertà alle persone di organizzarsi, ma secondo me se aveste fatto in modo che ci fossero delle, non so, anche a livello di strumenti, una room su, che ne so, Appear, piuttosto che su un Google Meet, visto che adesso comunque non ci sono limiti di partecipanti, magari un anno fa sì. Però vabbè, insomma, in generale se ci fosse una struttura un po' più rigida aiuta, perché comunque tipo, spesso e volentieri c'era il problema del dove ci sentiamo, abbiamo cambiato 3 o 4 software per fare le video call, quindi un po' di anarchia che comunque poi abbiamo gestito, per carità, però sembra un po' di strumenti in più fanno comodo e magari anche più semplici rispetto al portale web, magari qualcosa veramente di più light, il gruppo Telegram, piuttosto che creare appunto delle room fisse da qualche parte dove ti colleghi, quindi essere un po' più stringenti per far sì che la parte organizzativa non risucchi poi troppe energie rispetto invece a quello del contenuto. E, quindi vabbè, i miei due feedback principali sono quelli, cioè il primo che ero finito appunto in un team probabilmente un po' junior rispetto a me, e oddio, rispetto a me suona veramente egocentrico, spero che tu abbia capito il concetto, e la seconda cosa è che appunto secondo me servivano un po' più di
un po' più di regole, un pochino più di standard per far sì che poi la gestione fosse il più possibile easy e l'organizzazione altrettanto. Per il resto, bellissima iniziativa, se il prossimo anno si può rifare la faccio super, iper, mega volentieri. Grazie e un abbraccione. Ok, grazie Gabriele. Due cose, ho chiesto di dire cose positive, cioè cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, quindi ognuno ha dato dei feedback sia positivi che migliorativi. E poi Marco, direi, faccio ascoltare un altro paio di messaggi e poi ragioniamo un attimo su, tiriamo un po' di magari delle conclusioni. Il prossimo messaggio è di Alessandro Benevelli. Ciao Daniele. Ciao Dice Imprenditori, volevo lasciare la mia testimonianza per quanto riguarda il Mastermind. È stata una esperienza molto molto positiva, anzi estremamente positiva, eventualmente migliorabile magari facendo seguire, collegando un gruppo o Telegram o WhatsApp per seguire a livello costante, a livello settimanale i progressi che fa il gruppo. Tuttavia è stato un continuo brainstorming, una continua condivisione di informazioni date ma anche ricevute da persone che comunque non operano nel mio settore. Quindi mi sento di aver dato un buon apporto al Mastermind e allo stesso tempo mi sento di aver ricevuto un buonissimo apporto da parte degli altri ragazzi che facevano parte del gruppo. Ciao Marco, ciao Daniele. Ok, il prossimo messaggio Gianluca Mariani. Allora, io sono stato uno dei fortunati a fare prima il Mastermind con voi e poi a partecipare alla seconda, diciamo, stagione del Mastermind. Come dire, due esperienze molto diverse. Il Mastermind non ci sono santi, lo fanno i partecipanti, cioè lo fanno le menti, il cervello comune delle persone che partecipano. È stato molto bello. È stata un'esperienza fantastica, anche perché mi ha arricchito, mi ha aiutato a capire, a vedere le cose in maniera diversa e da punti di vista diversa. Più il gruppo è eterogeneo e più il gruppo è, come posso dire, vicino al proprio pensiero, più è bello, perché ti aiutano proprio a capire i vari aspetti del tuo business e della tua attività in maniera diversa. Grazie per l'opportunità. Ottimo, poi leggo un feedback che è arrivato da Silvio Lucchini che ci dice: cosa mi è piaciuto di più? Aver avuto la possibilità di conoscere meglio altre persone, in un caso potrebbe anche svilupparsi una collaborazione. Ho fatto un hot seat che mi è stato utilissimo e conoscere progetti, problemi, successi di altre persone è un grande valore. Onestamente non c'è stato nulla che mi sia piaciuto, idee migliorative, aumentare leggermente il numero di partecipanti, magari due persone in più, adesso i gruppi erano da 5-6 persone più o meno, e ogni tanto sarebbe interessante mischiare i partecipanti dei gruppi per avere la possibilità di conoscere meglio altre persone. Avete avuto una grande idea, siete davvero mitici, grazie. E Leonardo Rossi, che tra l'altro sta seguendo qui in live, dice: parto da quello che secondo me va migliorato, soprattutto a livello start. Ho visto un po' poco coinvolgimento. Livello start era un gruppo di persone che appunto stavano partendo con che abbiamo messo insieme, che avevano progetti che stavano per partire o in fase di partenza. Ho visto un po' poco coinvolgimento. Alcune persone non hanno mai risposto nemmeno ai primi messaggi, quindi non hanno partecipato al Mastermind. Poi è capitato spesso che non fossimo tutti presenti per vari impegni. Inoltre, non essendo nessuno esperto di Mastermind, abbiamo navigato a vista, che da questo punto di vista penso che avere una persona esperta a dirigere possa essere di aiuto. Fondamentalmente credo che queste iniziative devono essere a pagamento per aumentare il commitment dei partecipanti. Detto questo, veniamo alle cose positive. Ho fatto passi avanti nel progetto grazie al Mastermind, ho intrapreso le relazioni con un paio di membri del gruppo e sono venute fuori idee molto interessanti e spero di averne date anche io agli altri. Vorrei partecipare nuovamente a settembre, potrebbe essere un'idea quella di metterlo a pagamento e con quei soldi acquistare la subscription a Zoom Pro o altra piattaforma da utilizzare durante gli incontri. Riguardo la piattaforma della community, noi l'abbiamo usata pochissimo onestamente, le notifiche arrivano molto in ritardo e nemmeno tutte, quindi c'è stato pochissimo engagement lì. Mi sembra non ci sia altro da segnalare, se bisogna... Ok, ciao, buona giornata. Quindi grazie anche a Leonardo per il feedback. E aggiungo l'ultimo di Massimiliano Milan, che dice:
che era nel gruppo del Mastermind e-commerce, cioè, ciò che questo mastermind mi lascia è senz'altro un bagaglio di competenze accresciuto e una visione d'insieme molto più estesa che in partenza. Cosa mi è piaciuto? Le occasioni di confronto con l'intento di condividere le esperienze lavorative sono state non solo stimolanti, ma anche profondamente istruttive. L'opinione di chi si trova totalmente al di fuori della realtà oggettiva di un progetto contribuisce a spostare il focus su aspetti e problematiche diverse che paradossalmente sfuggivano alla comprensione. Cosa non mi è piaciuto? È stata la mia prima esperienza di mastermind e devo dire che non mi è parso di trovare aspetti negativi. Idee migliorative, come si è detto, l'esperienza positiva accresce la mia voglia di ripetere questo tipo di confronto esercizio. Perciò, seguendo il mantra degli imprenditori, testare, 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 mi piacerebbe ritrovarmi nuovamente catapultato in un nuovo mastermind. Ok, quindi grazie anche a Massimiliano. Marco, questi sono un po' i feedback che ci sono arrivati su questi mastermind. A me sembra che, diciamo, lo strumento mastermind in sé è promosso a pieni voti, cioè tutti l'hanno trovato comunque molto, molto utile come esercizio. Io non mi stupisco, nel senso che noi abbiamo fatto il mastermind perché noi stessi, io e te Daniele, dal mastermind abbiamo ottenuto tantissimo e quindi abbiamo voluto condividere con gli altri digi-imprenditori questa esperienza che a me ha fatto crescere tantissimo. Poi sì, si può sempre migliorare, questo ovviamente si può fare. Sì, gli aspetti Il fatto che mancasse in qualche gruppo, noi abbiamo tentato, nel primo mastermind che abbiamo fatto l'anno scorso, poi abbiamo tentato di mettere una persona che già partecipava in un altro gruppo, in modo che ci fosse un, chiamiamo, esperto, uno che abbia già partecipato al mastermind anche negli altri gruppi. Non è sempre stato possibile farlo. E questo probabilmente da alcuni gruppi non è stato d'aiuto. Però la prossima volta, adesso abbiamo già 30 persone che hanno già fatto un'esperienza di mastermind, per cui immagino che la prossima volta non ci siano più questi problemi. Sì, come sulle idee migliorative, insomma, un po' la conferma che i digi-imprenditori, mi piace molto Telegram, perché è uno strumento appunto dove già abbiamo la nostra community, quindi più di una persona ha indicato che sarebbe comodo avere dei gruppi Telegram. Ecco, forse proprio sugli strumento mastermind promosso, però strumenti che poi abbiamo utilizzato per la gestione, forse lì c'è lo spazio per migliorare, quindi tipo avere dei gruppi Telegram. La community via web non sembra aver funzionato, insomma, anche noi penso che abbiamo visto che è un po' come strumento è un po' limitato, poi c'è questa cosa che c'è questo problema tecnico che pare non invii sempre le notifiche e devo dire la community web è un software che abbiamo preso in una delle offerte che fa Absumo, le promozioni di Absumo e sono sempre un po' un 50-50 di possibilità che siano dei grossi affari o delle cose che non vanno tanto bene. In questi mesi io mi aspettavo che avessero risolto questi problemi di gioventù, però vedo che comunque è uno strumento che ha delle limitazioni, quindi non è promosso. Quindi forse è meglio utilizzare Telegram come spazio e poi in effetti sì, magari scegliere uno strumento per le video call e dire a tutti di utilizzare quello. Comunque grazie a tutti dei feedback. Adesso, dopo l'estate, vogliamo ripartire con un altro giro di candidature e creare nuovi gruppi e continuare questa iniziativa di imprenditori. Perfetto. Guarda, il mastermind è uno degli aspetti del podcast che mi è piaciuto tantissimo. Questo, riprendendo quello che ho detto prima sul benessere, sulla felicità, dei quattro pilastri del benessere e della felicità, Sto riguardando tante cose in quest'ottica e ho visto che il podcast e anche il mastermind su due pilastri è il massimo, cioè ha aiutato tantissimo nelle relazioni, quindi a conoscere nuove persone e anche intavolare relazioni anche di business e poi a quello che è la parte di fulfillment e quindi di avere degli obiettivi e di realizzare determinate cose. E quindi adesso questa storia dei quattro pilastri mi è qui nella testa. Però
riesco anche a capire perché alcune cose funzionano, perché alcune cose mi piacciono, perché alcune cose mi danno soddisfazione. Marco, io ti lascio 30 secondi perché devo trovare il caricatore. Vai, vai, cerca il caricatore, parlo io. Parlo di due cose che ho notato durante le mie vacanze a Firenze, in questo caso. Tanto ringrazio Leonardo Rossi di essere venuto a trovarmi a Firenze, Digimprenditore, che abbiamo incontrato a Firenze. È sempre un piacere incontrare gente, soprattutto gente che ha la mentalità come la tua, perché come discutendo con Leonardo è venuto fuori, trovare gente che la pensa come te, con delle idee non tanto comuni, anche in lato di imprenditoria, è uno degli aspetti più difficili che noi abbiamo nel nostro percorso di imprenditori. E anche il mastermind aiuta ad avere contatti con persone like-minded, quindi che hanno la nostra stessa mentalità. Quello che voglio raccontare, di che ho notato durante le mie vacanze, sono due. Uno è una panetteria, schiacceria che si trova a Firenze, si chiama L'Antico Vinaio, che è famosissima. A un certo punto mia figlia mi dice: ti porto io in un posto dove mangiare, si trova vicino al Palazzo degli Uffizi. Va bene, andiamo, questo Antico Vinaio. Allora, tieni presente che Firenze era deserta, perché comunque stranieri non ce ne sono, e arriviamo a questo Antico Vinaio, una coda pazzesca di gente. Firenze è pieno di negozi, di ristoranti, che ti fanno anche i panini, da ristoranti grossi, ristoranti panini. All'Antico Vinaio c'era più gente in coda all'Antico Vinaio che non in Piazza della Signoria o nelle piazze principali di Firenze. E ho detto, ma cioè, cos'è sta storia? Ma roba è da starci anche due ore in coda per avere un panino. Sono andato un po' a fondo e anche insomma Leonardo, che abita a Firenze, mi ha detto insomma L'Antico Vinaio è un locale che si dice sia stato il locale più recensito al mondo su TripAdvisor nel 2014. Ha attualmente 28.500 recensioni, quasi tutte a 5 stelle. Ed è talmente avviato che ha aperto delle filiali a New York, a Los Angeles e a Milano quest'anno. Questo che cosa vuol dire? Allora, è andato a New York e a Los Angeles, non sono andati da soli, sono andati perché la gente li ha notati, in questo caso Bastianich, il famoso cuoco, ha fatto una cooperazione con loro, gli ha detto: sfruttiamo il brand e andiamo a aprire anche in America. Adesso stanno pensando addirittura di andare ad aprire a Dubai, e dicono che stanno ricevendo tante richieste per aprire in tutto il mondo. Tutto è nato per sbaglio, loro non hanno mai fatto attività di marketing, non hanno mai proposto i social, e non si sa bene per quale motivo hanno incominciato ad avere tantissime recensioni. Cioè, per avere 28.500 recensioni, anche in 10 anni ne devi avere 10.000 all'anno? No, scusami, 2.800 all'anno, cioè devi avere almeno 10 recensioni al giorno. Però nel 2009 hanno avuto già la brillante idea di aprire una pagina Facebook, perché comunque avevano lì a Firenze, in centro a Firenze, gente un po' da tutto il mondo per rimanere in contatto. Adesso hanno 190.000 follower su Facebook, cioè una roba folle. E poi l'altra cosa carina che loro hanno da bravi digi-imprenditori, ormai sono diventati digi-imprenditori, hanno scoperto che giustamente i fiorentini non andavano più da loro. Cioè io non abito a Firenze, non mi faccio due ore di coda per mangiare un panino, considerando che poi a fianco ci sono altre panetterie, altre paninerie simili. Adesso sarà buono, sicuramente deve avere un buon prodotto per avere tutte queste recensioni. Però immagino che anche gli altri non siano così malati. Tanto è vero che ho detto, ma io ci penso nemmeno a fare due ore di coda per mangiare un panino. E siamo andati a quello a fianco. E quindi cosa ha fatto? Ha fatto la convenzione con Glovo.
hanno fatto una convenzione con Glovo per spedire direttamente a casa dei fiorentini le loro schiacce, i loro panini. E sono arrivati a fare fino a 250 consegne ogni sera. Adesso mi viene un po' in mente i ristoratori famosi, la polemica che c'è stata in Italia con i ristoratori, con la ministra che gli ha detto va bene, cambiate lavoro, cioè non c'è lavoro, cambiate lavoro. Che da un lato, genericamente parlando, se il tuo settore non funziona più, non puoi continuare a fare sempre le stesse cose che hai fatto prima. Cioè devi comunque guardare di farle in un modo diverso. La tecnologia ti può venire avanti, il digitale ti può aiutare, quindi come ha fatto l'antico vinaio per Glovo, altri ristoratori possono fare determinate altre cose. E quindi questo è uno degli aspetti digi-imprenditoriali che ho positivi, che ho visto su Firenze. L'altro aspetto è quello negativo, è stata la visita agli Uffizi, o meglio, la tentata visita agli Uffizi. Piazza della Signoria vuota. Andiamo a fare il biglietto, ma non c'è tanta coda, ma c'è pochissimo personale, per cui comunque, nonostante avessimo davanti a noi poche persone, 30 minuti per arrivare alla cassa. Arrivati alla cassa, ci hanno detto che causa Covid ci sono molte restrizioni, per cui non si può entrare, potevamo entrare 3 ore dopo, e comunque non avremmo potuto prenotare per il giorno dopo, arrivati della cassa. Per prenotare il giorno dopo, bisognava farlo solamente online. Cioè io dopo che ho fatto 30 minuti di cassa volevo fare il mio biglietto. L'altra cosa negativa è che comunque il prezzo è lo stesso, hanno ridotto molto le sale da visita e soprattutto tu non puoi stare a visitare gli Uffizi più di 15 minuti perché ti hanno contingentato il prezzo. Tenendo, Daniele non ti sento, tenendo gli stessi, tenendo lo stesso prezzo, solo 15 minuti per visitare gli Uffizi. Morale, abbiamo balzato la visita agli Uffizi. L'altra cosa che invece è successa questi giorni, la Ferragni è andata a visitare gli Uffizi. È venuto fuori una polemica della Madonna perché gli ha fatto visitare anche le parti chiuse. Il direttore stesso gli ha fatto la visita. Morale, c'è stato un boom di accesso agli Uffizi. Solo perché una Ferragni, che non mi pare sia un'esperta di arte, magari però posso sbagliarmi, è comunque di nuovo referral, social, aiutano tantissimo nelle vendite. Queste sono due cose che mi sono portato a casa da questi 3 giorni passati a Firenze. Ma come dice Leonardo Rossi, l'antico vinaio, fanno 4.000 panini al giorno. Sì, fanno tanti, ho visto la coda pazzesca, incredibile, cioè io di nuovo aspettare 2 ore e vedere gli altri locali vuoti, ma anche a fianco, non è che devi andare 2 chilometri di distanza, ma proprio a fianco vuoti, cioè per me è stato scioccante, cioè erano tutti lì, cioè la gente che andava a Firenze era lì per andare all'antico vinaio. Oh Daniele, 48 minuti. Siamo oltre i 40 minuti che dobbiamo, sì, il dobbiamo tempo stare, nonostante puntata estiva. Già, guarda, io posso dire un paio di cose. Anche io ho incontrato un cliente, mi senti adesso? Sì. Ho incontrato... Sì. Ok. Ho incontrato un cliente che passava per lavoro da Amsterdam e mi ha contattato, voleva venirci a trovare in ufficio, gli ho detto guarda che gli uffici qua non ci sono, voleva conoscere il team, gli ho detto guarda che il team qua non c'è, però comunque li ho portati a fare un pranzo insieme, è stato bello. Ci sono dei grilli sottofondo, non so, c'è un rumore... La natura. Comunque no, è stato bello, non capita spesso di incontrare clienti per il tipo di attività che faccio io, perché comunque siamo un business online, tutto funziona online, però ecco, ancora una volta l'incontro dal vivo è sempre bello e piacevole, dà una profondità maggiore e un contesto poi alle relazioni che nascono online. E altra cosa, sono stato rifiutato da una community. Che bella sensazione, no, ecco, sono povero. Cos'hai combinato?
sottilizzato. Allora, mi è capitato di ascoltare su Talent Bay, sul podcast Talent Bay, l'intervista a Mirko Gasparotto, che è un imprenditore, un imprenditore che fa tanti zeri con tanti bei numeri davanti, insomma, una persona che ha tanta esperienza e che ha, gestisce realtà molto grosse. E mi è piaciuta, ero un po' scettico in realtà su questo tipo, cioè mi sembrava un po' un'imprenditoria vecchio stampo, invece mi è piaciuta molto l'intervista. E lui ha un'iniziativa che si chiama OSA Community, non so se la conosci, è molto improntata agli eventi, o meglio, era molto improntata agli eventi dal vivo, serate dal vivo, anche se adesso chiaramente hanno dovuto shiftare su, sull'online anche loro. E allora ho mandato la mia candidatura così per curiosità, vedere cosa succedeva. Sono stato richiamato al telefono dopo 2 giorni, cioè mi hanno detto: guarda che c'è un processo di selezione, va bene, facciamo questo processo di selezione. Mi hanno fatto un po' di domande, tra cui il fatturato. Alla fine fa: guarda, mi spiace, ma noi accettiamo aziende dai 500.000 euro di fatturato in su, quindi ritorna più avanti. Però hanno detto che stanno per lanciare un'area online dove si potrà partecipare, non lo so, però ecco, sono stato per i poveri. Sono stato rifiutato, interessante. Non mi era... cioè, in effetti è una comunità dove c'è una bella selezione all'ingresso e ti fa... mi ha ricordato che la strada da fare è ancora tanta e ci sono anche degli ambienti pensati per imprenditori molto più avviati. Ecco. Daniele, un'altra cosa che mi è venuta in mente, sempre parlando della fiducia verso i clienti, è vero che noi abbiamo delle attività online, però anche a me, io stasera a Milano, quando torno a Milano, devo incontrare un cliente che è venuto apposta a Milano dalla Polonia, perché prima di fare l'ordine, qui parliamo di fotovoltaico, prima di fare l'ordine voleva incontrare, vedere gli uffici. Ora, i miei uffici sono chiusi da febbraio, perché comunque, essendo smart, ho dato la facoltà alla gente che se voleva andare in ufficio andava in ufficio, se no lavoravano da casa, e lavorano tutti da casa. E quindi adesso ho dovuto far fare le pulizie in ufficio, sistemare l'ufficio, e stasera quando arrivo lo porto in ufficio e poi lo porterò a cena di nuovo a mangiare insieme, e vedere di creare questa relazione per poter poi procedere con il business. Comunque questo qui si è fatto, devo capire se è venuto a Milano solo per me, perché comunque è venuto in macchina dalla Polonia, sono 1000 rotti chilometri. Vediamo. Però è importantissimo ancora il contatto umano, anche con i paesi del nord Europa che sono più freddi di quelli italiani. Bene, Daniele, abbiamo un altro sponsor, non dimentichiamocelo, abbiamo un secondo sponsor, andiamo a... chi è il nostro secondo sponsor? Sponsor man. Rocket PPC, che è un'agenzia specializzata in advertising online. Ragazzi, ricordatevi che avete 30 minuti di consulenza gratuita, basta andare su rocketppc.it/digimprenditori e potete avere una consulenza di 30 minuti. So che alcuni digimprenditori l'hanno già fatto e sono rimasti molto 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 soddisfatti. Daniele, cosa fanno questi di Rocket PPC? PPC è un'agenzia che è specializzata nelle campagne paid advertising e su piattaforme pay per click, quindi pubblicità, e lo fanno su tante piattaforme diverse. Anch'io mi sono fatto la mia mezz'ora di consulenza con Gabriele Contilli e mi ha dato un sacco di idee interessanti. Loro, insomma, hanno la visione completa, quindi campagne Google Ads, Facebook Ads, YouTube, LinkedIn, lavorano con piattaforme diverse e quindi appunto mi spiegava che poi ci sono pro e contro per ogni piattaforma in base al budget, il target che vuoi avere, eccetera. Grandi professionisti, consiglio a chi è interessato, che ha un progetto e ha un budget per campagne, di farsi una chiacchierata. Ok, tra l'altro sono solo... è gente esperta, non hanno figure junior al loro interno, nel loro team c'è solo gente che ha almeno 5 anni di esperienza nel settore del pay per click. Veniamo agli obiettivi per le prossime 2 settimane. Daniele, che obiettivi ti dai?
Allora, Marco, io come primo obiettivo voglio cambiare lead magnet sul blog di WPOK. Finora ho avuto una checklist per la sicurezza che non mi sembra aver funzionato, nel senso che sono state pochissime conversioni. Voglio provare a mettere il corso che ho su Udemy, metterlo gratuito per chi si registra alla nostra newsletter e vedere un po' che impatto ha. Questa è la prima cosa. E tu, qual è il tuo primo obiettivo? Ah, devi pensare al secondo, Daniele. Penso al secondo. Dai, ti dico i miei due obiettivi. Ovviamente cioè, obiettivo ricorrente è la famosa copertina del libro. In realtà non è solo la copertina è una delle illustrazioni, poi volevo fare una illustrazione per ogni capitolo del libro. E quindi voglio veramente arrivare a fondo e di avere tutti questi disegni finiti, perché in questo modo posso anche impaginare il libro e proseguire con tutto quello che è il marketing successivo. E il secondo obiettivo, siccome avevo fatto il webinar, ma poi sono partito per le vacanze, volevo un po' sfruttare questo webinar e quindi sia introdurlo nel famoso catalogo che ricevono i clienti, e quindi che se si vogliono il catalogo parlato a video, basta un click e si vedono tutto lo spiegone, sia che inserirlo nel funnel di vendita, e quindi un po' pomparlo un po' di più come strumento di marketing. Questi sono i miei due obiettivi per queste prossime due settimane. Daniele, hai trovato un secondo obiettivo? Mi sono ritrovato gli appunti dei macro obiettivi inizio mese. Sì, vorrei fare un creare un altro case study, WPOK, quindi è un'attività che si divide in contattare potenziali clienti interessati, mandare domande, raccogliere risposte e poi creare l'articolo relativo, quindi vorrei un altro case study, ne ho già un paio, però è una cosa sicuramente da espandere, un'attività da continuare a portare avanti regolarmente. Perfetto, va bene, e a questo punto ci sentiamo tra con i nostri telespettatori, ascoltatori, ci sentiamo tra due settimane. Ciao! Tra due settimane, ciao a tutti, grazie che hai ascoltato la live. Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digi-imprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate. Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Ben vengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate. Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb. Se vuoi contattarci vai su digiimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto! Ciao!